affreschi che siamo abituati a vedere normalmente, come quelli di Giotto, eccetera, anche se vedremo poi dopo nei confronti che Giotto in un certo qual modo rientrerà. Perché questo? Perché qui siamo davanti ad un affresco in cui c'è tutto, c'è aspetto psicologico, ambientazione, soprattutto però c'è un elemento identificatorio molto importante che ci aiuta anche a datare l'affresco, perché se voi leggete qui non c'è la definizione santa, ma c'è la definizione beata. E questo ci aiuta a datare anche meglio l'affresco. Perché? Perché tenendo conto che Santa Brigida è morta nel 1373 ed è stata canonizzata da Bonifacio IX nel 1391, già sappiamo che la datazione dell'affresco è collocabile alla seconda metà del XIV secolo. Più precisamente è collocabile nel quinquennio precedente al 1391, cioè quando la santa era stata proclamata beata, perché voi sapete che 5 anni dopo la morte dei santi avviene il processo di beatificazione, sì. Subito dopo avviene già il processo di canonizzazione, quando si accertano insomma i miracoli, si accertano anche tante altre vicissitudini attribuite alla santa, come ad esempio appunto le rivelazioni. Qui c'è un dialogo tra la santa e l'angelo custode che le appare dall'alto. Ecco, sembra quasi che le sta dettando la rivelazione dei tuoi spiriti, quello dolce e quello amaro, quello dolce che insomma fa ardere d'amore verso Dio il proprio cuore, quello amaro che invece tende, diciamo, in un certo qual modo a turbare l'animo umano. Ecco, detto in sintesi, io avevo proprio riportato le parole vere e proprie che sono state tratte dalle rivelazioni di Santa Brigida, e si riescono a leggere delle parole chiave riguardo queste rivelazioni proprio su questo libro, che proprio per questo, diciamo, si può accostare al tema dell'annunciazione questo affresco, perché è un'annunciazione vera e propria. L'angelo le sta annunciando qualcosa, le sta rivelando qualcosa. Se non ci fosse, infatti, come dicevo quando ho visto la prima volta questo affresco all'ingegner Falcone, se non ci fosse questa definizione beata Brigida, si potrebbe pensare a una qualsiasi scena dell'Annunciazione in cui c'è la Madonna, l'angelo e il libro aperto che simboleggia la parola di Dio che viene rivelata. Qui appunto il concetto di rivelazione sono appunto le rivelazioni di Santa Brigida che l'angelo, Gesù stesso e i santi le vanno a dare. Ecco, io ho parlato prima di un artista, ho parlato di Giotto di Bondone. Perché questo? Perché quando Vasari ci dice che Giotto partì da Napoli all'inizio del 1300 per recarsi a Roma, si fermò a Gaeta, dove gli fu commissionato per l'Annunziata, secondo Giorgio Vasari, alcune scene del Nuovo Testamento. Per cui la rivoluzione giottesca viene in un certo qual modo acquisita anche dalle maestranze locali e viene fatta propria in tutta la zona dell'Agro Pontino e del Sud Pontino, quindi anche da Terracina in giù, oltre che da Terracina in su. Per esempio, se andate a Cori vedete dei particolari, degli affreschi bellissimi all'interno della chiesa dell'Annunziata, eccetera. E su questo tema ci spostiamo da San Giacomo, però c'è da dire appunto, come diceva la professoressa prima, che San Giacomo e Santa Brigida sono due santi collegati fra di loro proprio per via del pellegrinaggio che nel biennio 1341-1343 Santa Brigida effettuò a Santiago di Compostela. Quindi c'è in un certo modo un legame fra di loro, anche se i due santi in realtà sono vissuti in epoche diverse. Andiamo a vedere anche
può aprire qui? Prego, prego, accomodatevi. Allora, solo due parole e poi ti lascio. Eh? Sì. E qui c'era una cappella che negli anni era stata proprio, tu te la ricordi, era buia proprio, dipinta con un marrone molto scuro, che non aveva luce, non aveva proprio assolutamente luce. L'Addolorata, infatti è la cappella dell'Addolorata. Poi stiamo lavorando qui dentro, ovviamente cominciamo a fare qualche tasto. La prima cosa che è venuta fuori un enorme stemma su quel nome adesso, un enorme stemma là sopra, che era di, se voi vi capita di guardare qualche stipite di qualche porta, trovate scritto Don Cesare ex comitibus Ventimiglia, quindi di questo Don Cesare Ventimiglia, che aveva avuto l'ordine dal Papa di allora di lasciare Sezze e venire a Terracina a ripopolare Terracina, a riportare in auge Terracina, perché era troppo importante Terracina, soprattutto per il porto e quindi per i traffici marittimi. Però voi capite che la malaria imperversava in maniera, sappiamo insomma, e Terracina non era una sede appetita nella maniera più assoluta, anzi era schivata in tutti. Don Cesare, vescovo Ventimiglia, viene qui, ha dovuto obbedire, però si è fatto costruire l'episcopio e a dispetto di tutti ha scritto il suo nome da tutte le parti, no? E qui ci aveva fatto una stemma enorme, bruttissimo, scusate, anche perché era celebrativo solo suo, non è niente di che. A che abbiamo fatto altri tasti e sono cominciato a venire fuori queste cose. Anche qui l'abbiamo fatti, ho le foto che dimostrano la graduazione dei lavori, insomma l'avanzamento dei lavori, quindi sono uscite queste. Ma che cosa è successo? È successo che cade qui, andiamo a vedere qui dentro e vediamo che continua il ciclo pittorico. Il ciclo pittorico, ecco, vedi, l'esperto della storia dell'arte e mi aiuta. A chi abbiamo detto, vabbè, forse c'è qualcos'altro. Lì era facile togliere qualcosa, abbiamo tolto quel muro che era un po' cadente ed è venuto fuori quella pittura lì. Rubo un attimo il lavoro a lui, ma ha il bastone da pellegrino, ha un Vangelo in mano, è un apostolo. Il bastone di pellegrino identifica a San Giacomo, punto, non ci stanno errori di sorta. Quando abbiamo trovato quel dipinto lì, abbiamo dovuto ovviamente avvisare la sovrintendenza, non è che qui lavoriamo, sono venuti 5 funzionari della sovrintendenza, sono stati in una giornata qui e facevano voli pindarici su quello che si poteva fare, perché dietro c'è ancora altro, qui dietro c'è sicuramente altro. Però, come dicevo a lei, poi il direttore dei lavori deve fare una scelta, deve decidere che faccio, rompo San Paolo per tirare fuori dietro quello. No, non esiste, non ho voluto rischiare la pittura che era venuta fuori, che era stata anche restaurata, e abbiamo solamente dato l'idea di quello che ci può essere dietro i paramenti murati che ultimi insomma che ci sono. Si estendono anche sopra. Si estendono sopra, sì. Si può guardare.
È difficile, perché poi è stato fatto un muro sul muro, cioè sì. Quindi è un muro che copre l'altro muro, no? E poi c'è anche una stratificazione, quindi sicuramente sopra di questi c'è stato fatto un altro ciclo pittorico. Ci sono anche qui sopra due angeli in questi triangoli, no, qui, fuori, li vedete da fuori. Insomma, qui ad andare a cercare ce n'è parecchio da trovare, però tenete presente, e questa scende un po' sul pratico, qui abbiamo speso 1,5 milioni, questo abbiamo voluto fare, oltre non abbiamo voluto fare, però è venuto bene, dai. Vabbè. Vi chiedo scusa, lascio la parola a lui, se può fare la foto posso la faccio adesso. Se si mette là, se si mette la tacca, attenzione. Ci mettiamo, sì, ci mettiamo, sì, dai. Così prendo sia la fresco che... Ok. Grazie a voi, vi chiedo scusa. Allora, signori. Ecco, qui comincio il mio intervento. Tutto bene? Ci spieghiamo. Ok. Allora, qui comincio il mio intervento rispondendo alla domanda che l'avvocato albanese mi faceva precedentemente. Ecco, se l'affresco di Santa Brigida potrebbe essere precedente o postumo al San Giacomo. Sì, ti ho citato perché mi avevi fatto la domanda prima, volevo riprendere il discorso proprio. Certo. Allora. L'affresco di Santa Brigida è postumo sicuramente al San Giacomo, che è databile, come possiamo vedere, al XIV secolo anch'esso, però probabilmente molto 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 prima, perché se lì ci distacchiamo un pochino da Giotto e ci avviamo verso quella che è la corrente del gotico internazionale, in cui l'eleganza comincia a prendere il sopravvento, diciamo, sull'aspetto, ecco, quasi popolaresco delle figure, anche se in un certo qual modo i due aspetti si fondono. Qui ci avviciniamo ad un'iconografia di più semplice proposizione verso il pellegrino, perché San Giacomo viene raffigurato con lo sguardo fisso verso il vuoto, cioè praticamente dovete pensare che la committenza di questo affresco, perché tutti i cicli pittorici che dissi vogliono vennero commissionati nel corso dei secoli, non si sa, ecco, in questo caso da chi, però comunque insomma c'è come una committenza di fuoco, venne commissionato appunto per permettere al pellegrino, per l'appunto, di avvicinarsi più facilmente alla preghiera. Questo è un aspetto che viene ricalcato riprendendo un'iconografia ancora più antica, un'iconografia di stile bizantino. Dopo vedremo nei confronti che c'è un affresco molto simile nella chiesa di San Giovanni in Monterrone a Matera, ma datato al XIII secolo, in cui anche lì il San Giacomo ha lo sguardo fisso verso il vuoto, e verrà poi ripresa anche da Giotto, ritorna sempre Giotto, ecco, vedete, che in un certo qual modo si rifà nel trittico stefaneschi commissionatogli da Jacopo Caetani degli Stefaneschi, che era discendente di Bonifacio VIII al secolo Benedetto Caetani. Quindi vedete questa famiglia come ha fatto sì che questo linguaggio giottesco si diffondesse un po' in tutta la nostra zona. Vedete come è importante anche collegare il nome dell'artista anche alla famiglia che ha provveduto poi a diffondere attraverso la committenza a maestranze locali quelle che erano i modi di dipingere più alla moda dell'epoca. Quindi si riprende questo tipo di iconografia, però la reinterpreta, diciamo, un po' a modo suo, quindi sempre comunque con il San Giacomo che ha lo sguardo verso il vuoto, ma con una prospettiva diversa. Però perché? Perché in quel caso il San Giacomo fa parte di un polittico, quindi di un trittico che era la pala d'altare della chiesa dell'antica Basilica di San Pietro in Vaticano, che adesso è conservata nei Musei Vaticani. Ecco, qui vediamo appunto
il San Giacomo inserito, tanto per fare anche un omaggio agli splendidi affreschi che ci sono e che tutt'oggi si possono ancora vedere, è inserito in un unicum, diciamo, non indifferente, perché stiamo attraversando in questa cappella secoli e pagine di storia dell'arte. Andiamo dal 1300 fino al 1500, partiamo da rifacimenti all'iconografia giottesca e anche bizantina precedente, fino anche ad omaggi alla pittura di Sebastiano del Piombo, che anche lui infatti era un nome molto importante nella nostra zona, perché addirittura si dice che Giulia Gonzaga lo portò a Fondi, lo fece entrare nella sua cerchia di artisti, letterati e poeti che si riuniva a Fondi nel Castello Gaetani. Quindi insomma affreschi che si rifanno in gran parte anche agli affreschi del presbiterio della Cappella Gaetani dell'Abbazia di Valvisciolo. Quindi ancora una volta il nome Gaetani che dimostra quanta potenza aveva questa famiglia nei nostri territori anche attraverso l'arte. Quindi l'abbiamo visto in un certo qual modo come l'arte e le famiglie probabilmente committenti vadano di pari passo, quindi come attraverso l'arte queste famiglie cercavano di affermare il loro, diciamo, la loro potenza, la loro grandezza, la loro, come dire, il loro essere radicati al territorio. Su San Giacomo c'è da dire ancora che porta il vassoio da Pellegrino, quindi elemento indiscutibile per l'identificazione di San Giacomo. Sicuramente ci sarà anche la conchiglia, ma con l'affresco, diciamo, in queste condizioni un po' possiamo solo immaginare.